Sono un po' emozionato, no? Non dovevi. Adesso dobbiamo comprargli una macchina, qualcosa. Come? Ma stai scherzando? Per Giampi e Calamurri, 2K. Oh oh oh! Quest'anno Babbo Natale si sente particolarmente generoso. Ed è per questo che ha deciso di spendere quasi 10.000 euro di regali ai propri amici. Ragazzi, sono io in realtà, Murri. Quindi seguitemi in questa giornata di spese pazze e regali ai miei amici. Venite con me. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Prima tappa di oggi, siamo da Verne Viaggi, la mia agenzia di viaggi di fiducia, perché ho pensato che per il mio buon amico Giampitech un regalo che sicuramente potrebbe piacergli e non essere scontato potrebbe essere un bel viaggio. Quindi sono sicuro che qui c'è quello che fa il caso mio. E invece no, perché non si apre. Ma adesso ci facciamo aprire, restate sintonizzati. Aiuto! Francesco, buongiorno. Giorgio, bentornato. Grazie, grazie, grazie. Allora, sono qui, come ti avevo detto poco fa telefonicamente, non per me. E già questa cosa non è che mi faccia proprio impazzire, però alle volte a Natale bisogna anche fare i regali agli altri, altrimenti i regaletti non arrivano. Sono qui per un mio amico, dobbiamo fare un regalo a un mio caro amico, nonché collega esimio, e volevo regalargli un viaggio, senza... Campre cazzate, lui è pieno di vestiti, non si sa vestire, tecnologia è pieno. Allora, io non conosco il tuo amico. Vorrei non conoscerlo anch'io, qua sei fortunato tu. Beato me che glielo vediamo. Beato te, esatto. Vorrei sapere se lui è un tipo che intanto viaggia. Viaggia particolarmente, sì. Se è un viaggiatore gli diamo una bella destinazione viaggio. Okay. È più verso il caldo o verso il freddo? Allora, lui è assolutamente team freddo, quindi no sabbia, no caldo, sì posti cupi, piovosi, lui è. Però siccome gli dobbiamo vendere un'esperienza, potremmo dare una destinazione cult che potrebbe essere per esempio Capo Nord. E se è un viaggiatore, sì, potremmo pensare a un fly and drive, e così lui oltre a Capo Nord potrebbe anche fare, non lo so, le isole Lofoten, o addirittura se ha molto tempo scendere fino ai fiordi. Allora, questo tutto molto bello. Paghi tu, no? Stavi un bravissimo. Siccome ho visto che siete tappezzati di boss qui, dobbiamo trovare un punto di incontro, perché è tutto bellissimo, cioè mi piace la tua idea, però cerchiamo di trovare una soluzione che non mi sveni più di tanto, anche perché poi dobbiamo continuare con gli altri regali e vorrei, ecco, non ipotecare la casa per questo Natale. Possiamo o valutare l'ipotesi di un viaggio già organizzato. Ok. Però possiamo anche pensare di costruirlo su misura. Uh-huh. Poi c'è una fidanzata, mi hai detto? Glielo facciamo partire in coppia, che lui da solo non sa fare niente, quindi almeno con la fidanzata facciamo partire. Perché così partono in due e tornano in due. Non in tre, speriamo non in tre. L'obiettivo è che tornino contenti e che siano contenti di ciò che gli ha regalato, e tu che torni a fare nuovi. Certo, nuovi regali, non avevo dubbi, non avevo dubbi. Va bene, mi hai convinto, Capo Nord mi piace come idea. Però non solo Capo Nord. Capo Nord è un'idea che ci è venuta perché lui è un viaggiatore. Però potremmo andare anche a sud, dipende da lei. Guarda, io farei una bella cosa, io ti stanzio un budget, perché sennò a me pare che tu viaggi anche molto con la fantasia. Mm-hmm. Poi mi va a finire che gli fai il giro del mondo in 80 giorni. Che trovi lì, Era una citazione non a caso, ovviamente. Sei alla Verne? Sono molto alla Verne, però mi piace anche scaricare le responsabilità, quindi io pago e poi tu con il mio amico, che è pure bello particolare, ti organizzi. Che ne pensi? Non vedo l'ora di conoscerlo. Buona fortuna. Ragazzi, secondo me è andata bene così. Io ho speso, ma i problemi se li sbrigano gli altri. Adesso, prossima tappa, andiamo a vedere il regalo sia per il mio amico Roberto, dal quale però comprerò anche a mia volta un regalo per un altro amico, quindi un inception di regali, e anche quello per la sorella di Federica. Ma io posso pensare però a tutti, cioè... Ma prima di proseguire con il video, voglio parlarvi dello sponsor di oggi, cioè Govee, ed in particolare di due prodotti ideali per le festività: le Govee Curtain Lights e la String Light. Per darvi un piccolo assaggio di cosa sto parlando, creiamo la magia. Quelle che vedete alle mie spalle sono le tende luminose
GoV. In questo caso in particolare ho collegato in sincro due tende una accanto all'altro per creare degli scenari unici e ancora più suggestivi. Ovviamente le tende luminose GoV sono personalizzabili e controllabili comodamente dall'applicazione super intuitiva e comandabili anche tramite Alexa. Ma andiamo a vedere qualche effetto che vi lascerà veramente a bocca aperta. Siamo nella pagina della nostra mega tenda che abbiamo sincronizzato e possiamo scegliere tra un sacco di scene preimpostate, come ad esempio albero di Natale, e vedrete che in tempo reale la nostra tenda proietterà un bellissimo albero di Natale con accanto una renna. O magari scegliere qualcosa di un po' più spooky, come scheletro. Ideale per esempio per Halloween. Ovviamente come in tutti gli altri prodotti GoV, anche nelle curtain lights abbiamo la sezione do it yourself, dove possiamo personalizzare ogni singolo pixel a nostro piacimento. In questo caso abbiamo la sezione con tutti gli effetti creati dalla community GoV, ad esempio la bandiera dell'America. Ma non solo, perché nella modalità colore le nostre tende diventeranno una tela bianca sulla quale sbizzarrirci con le scritte e i disegni più disparati. Un po' deforme, ma il suo perché. Ma ovviamente potevamo illuminare le nostre tende e lasciare al buio il nostro povero alberello? Certo che no! Ed ecco qui la nostra string light. Stesse funzioni della curtain light, stesso livello di personalizzazione, ma fatto per il nostro albero. Anche qui ci possiamo sbizzarrire con tantissimi effetti preimpostati, ad esempio discoteca, abbastanza psichedelico, o restare su qualcosa di più soft, come ad esempio albero di Natale. Potete anche decidere di personalizzare ogni segmento della vostra string utilizzando la funzione gradiente che creerà una sfumatura tra i diversi segmenti della string. Insomma, le possibilità di personalizzazione con GoV sono migliaia. Se volete ulteriori informazioni e scoprire tutte le feature di questi prodotti, vi lascio il link in descrizione per illuminare le vostre feste. Nel frattempo si è buttato un freddo glaciale, io sono sceso fresco, sportivo, con la magliettina mezze maniche sotto. Siamo da Gucci per fare un bel regalo come si deve a quella che sarà mia cognata. Mamma mia ragazzi, c'è già sta cosa, non va assolutamente bene, mi pesa da morire. Cerchiamo di non svenarci anche qui? Bah, non lo so, però ci proviamo, andiamo. Adesso capisco perché era una giornata già uggiosa. Oh oh oh, figli di puttana, lo volevo dire. Come vedete siamo arrivati dal mio amico Roberto e nella sua bellissima ottica, e adesso non solo andiamo a consegnare a lui i suoi regali, ma compriamo anche il regalo per un altro amico. Oggi proprio li faccio girare questi soldi, viva l'economia. Pronto? Pronto? Oh oh oh! Buon Natale! Ma che ci fai qua? Intanto buon Natale, qua? Devi rispondere buon Natale! Buon Natale! Aspetta che mi si è smontata la panza! A lei? Molto piacere! Allora, sono qui per un duplice motivo. Il primo è il mio regalo. Per chi? Per te ovviamente. Oh 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 oh! Bravissimo! Oh oh oh! Per te! Visto che hai solamente orologi di merda. Per te che hai un bellissimo, guarda che bello pacco natalizio, pure un bellissimo Moon Swatch. Che potevo non dire perché c'è scritto solamente Swatch, potrebbe essere una sorpresa. Ma quale Moon Swatch sarà? Subito. Orologio che per trovarlo. Leggo Mission 2, Mission 2. Mission 2. Tu, ho rotto lo scatolo. Mission 2, Saturno. Saturno. E indovina perché? Perché era l'unico che ho trovato. Voilà. E te lo fai andare bene. Tu ci credi che era esattamente quello che volevo? Signori, posso dirlo? Incredibile. Oh, 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 a questo punto. In realtà, ragazzi, non è che sia un orologio costosissimo, ma è introvabile. No, questo schifo. Togli quella porcheria e fai vedere. Però con che avidità, cioè non è che lo devi strappare dalle mani. Intanto qua la situazione sta degenerando, sto perdendo tutto. Babbo Natale, grazie. Prego. Ma non finisce qui, ho un altro regalo per lei. Come per te regalo? Le sorprese non finiscono mai. Come un altro regalo? E fai vedere anche il ballo della felicità, il mio elfo. Non finisce qui, Roberto. Che allungo sto sacco, cioè. Tanto bellissimo orologio, ma non puoi andare in giro senza un bellissimo paio di scarpe. Doppio colpo. Sei malato. Scarta la carta. Scarta la carta! No. Signori, la scarpa è costata più dell'orologio. Applauso!
Ma non finisce qui. No, basta. No, no, per te basta. Ma okay, basta. A rubare. Adesso dobbiamo scegliere il regalo per un altro amico. Oggi grande giorno di economia per il centro ottico più sciotta. Pronto? Adesso ovviamente cambio di mise perché dobbiamo scegliere il regalo per un altro mio caro amico che però abita al nord, quindi non glielo posso al nord e non glielo posso dare di persona. Io lo spedirò fanculo. Il buon Danny Lazzarini, siccome lui è uno un tipetto che gli piace, tipo 86 anni, ma gli piace ancora fare il giovine. La testa comunque è normale, cioè il corpo grosso, però la testa è normale. Ok, qualche idea ce l'ho. Sicuramente questo qui. Bello fendato. Dopodiché, bello, questo bello. Però vediamo se c'è anche altro, vediamo. Quest'altro qui con la lente chiara, azzurra, Beckham. Di Beckham? Di David Beckham. E David Beckham fa gli occhiali, raga. E poi, io? No, io che li metto, no. Lui che poi, li mette, sì. Altra soluzione bella cattivella. Sì. Questo Fendi qui che è, diciamo, abbastanza raro. Bello. Carino, potrebbe bello. Essere anche questo qui che è un po' più classico, però è un occhiale da mettere tutti i giorni. Oppure una cosa particolare che avevo già messo da parte qui, un occhiale numerato, è una soluzione abbastanza limitata per un personaggio limitato. Raro. Ah, ok, raro. Pensavo abbastanza limitato. Questo è un figo. Occhiale. Ma questo è vista. Ho 1000 esemplari. No, questo occhiale diventa scuro al sole. Minchia, ce ne sono 1000. Lui va in pappa per queste cose, le cose limitate. Le cose super rare. Molto complicato. Allora, abbiamo questo in edizione numerata ed è il 701esimo su 1000. Poi abbiamo questi due bei Fendi. Belli. Il primo Total Black, cattivissimo, molto figo, con il dettaglio Fendi e questa forma squadrata. E l'altro allungata. Ok. Casti ottici. E l'altro sempre Fendi, Total Black, più squadrato questo. Oh, bravi. Ci siamo. No, questi sono troppo semplici. Secondo me la scelta ricade su loro tre. Ho bisogno di un consiglio. Tu dici quello numerato perché Danny per queste cose va in pappa. Mi devi immaginare Danny. Ne elimino uno, poi scegli tu. Questo lo devo eliminare. Ok, molto più semplice. Dobbiamo scegliere tra loro due. Ma so cazzi tuoi. Ops, è caduto il prezzo. Gratis verrà. Li provo. Così gli arriva anche un po' di sudore mio. Non glielo asciugo. Sono delle Lazzarine, ho 20 milioni di euro in banca, compro sempre proprio per la giornata per comprare un'auto. Compriamola, 2 milioni, fatto. Questo? Sono delle Lazzarine, compro solo orologi che non mette nessuno perché fanno cagare, però no, Rolex che merda, sono solo tutto bello il resto. Tutte e due comunque gli stanno bene. Ma soprattutto parlano Parlano proprio come lui. Tu saresti per quale? È figo l'idea che questo è un occhiale limitato. Non lo so, gli vedo anche tanto molto questo. Vabbè, fai così. Ma non ho dubbi. Ci rifletto. Dopo un'attenta analisi di circa 4 minuti e 28 secondi, la scelta ricade sulla limited edition perché Danny è troppo invasato per queste cose limitate. E vi faccio anche vedere. Guarda Fez, vieni qua. Guardate che bello. Verde Rolex, quindi perfetto non per Danny. Poi tu lo apri così, hai tutto scritto qui. Ah, compliments, you're a dickhead, your mother is mine, ok? Sbam, con l'occhiale limitato, sì dai, è il suo. Visto che lui è un imprenditore atipico, perché sembra tutto fuorché un imprenditore, magari con questo occhiale che è anche transition, acquisisce un po' di credibilità. Che dimentico? Ah, devo pagare. Siamo pronti? Errore! Mi ha provato, sono troppo ricco ogni volta. Io lo dovevo mettere uno zero in più, porca puttana. Comunque oggi abbiamo scherzato, se ne sono andati tipo lo so quanto. E ancora non abbiamo finito. E voilà. E dulcis in fundo, siamo arrivati da Vernagallo Racing, che è anche il mio meccanico di fiducia per la moto, per il KTM. Infatti sono sempre qui a ripararlo, perché ogni uscita è un disastro. Perché Manfredi non lo sa, ma anche per lui c'è un regalo. Seguitemi. Buongiorno Pippo. Buongiorno. Allora, oggi sono qua non per me, per fortuna. Ok. Allora, la moto l'ho distrutta, quindi okay. Tornerò. Però sono qui per fare un regalo a un mio amico, il buon Manfredi, il quale è motociclista da una vita, almeno così lui dice, quindi non so quanto sia affidabile. Si è venduto la moto, si è stancato della moto, però arriva sempre in ritardo a qualsiasi appuntamento. Quindi ho detto, visto che mi sento generoso questo Natale, gli regaliamo una bella moto. Non ho idea di che moto regalargli, però. Allora, lui la usa principalmente in città. Principalmente in città, sì. Io ti consiglio questo, è il nuovo SR1 della Voge 125. Ok. C'ha anche una telecamera che registra sempre incorporata. Mica pazzesco! C'ha una telecamera sul frontale. Sempre. Minchia, display tutto a colori davanti. Bello, ho visto, un casco c'entra tranquillo anche due forse. Top! Un bel mezzo e costa veramente poco. Tipo?
2.980 euro. Vabbè, però giustamente uno scooter è un questo. Bel regalo. È sicuramente un bel regalo per Manfredi. Altrimenti come moto che cosa mi potresti... La moto ti posso proporre anche la C300. Figa, molto bella. Vabbè, sai, però per la città va stra bene. La forma è bellissima. E questa costa pure poco, costa 3.900 euro. Se no, se poi ci vuoi fare un regalo veramente... Sì, come se questi fossero entry level. SR4, 350, doppio finale a disco, telecamera, fotografie. Porca miseria, questo è un divano, è gigante. C'è un sottosella che è enorme. Ma no, molto più grosso del mio Beverly. Ma no, c'è un tablet, guarda qua. Antipattinamento, computer di bordo. C'ha pure le mappe. Ma minchia. Ma presumo però che questo il budget sia 1.400 euro. Ma torniamo sulle nostre prime due moto. Siete qua. Sono molto indeciso, che la moto è molto bella e a lui piacerebbe, lui viene da una moto. Però secondo me per la città ho l'esperienza che lo scooter ti salva la vita. Facciamo una minchiata. Manfredi, quando guarderai questo video, mi sei debitore a vita. Grazie Manfredi, non te lo fare rubare. Facciamo sto contratto. Ci sono sempre rumori quando uno vuole parlare. Giorgio sta girando il video dei regali, quindi siccome l'altra volta con lui avevo visto un casco da Vernagallo, io sono sicuro che mi ha fatto venire qua per... Tu perché ti... Ma stai scherzando? Già me ne sono pentito. Non ti dico me ne pentirò, ma già me ne sono pentito. Questo, caro il mio Manfredi, è il tuo regalo di Natale. Ma sei pazzo? Sono pazzo, sono un coglione. Questo è il tuo regalo di Natale per tutto quello che hai fatto per me in questi anni. Io stavo parlando con Luca e gli ho detto: ho visto il casco l'altra volta con Giorgio e mi voleva pigliare il casco. Ma quello ti saresti meritato. Ma sei pazzo? Ti saresti meritato quello. Visto che sei sempre in ritardo e non sei proprio un cazzo, ti ho regalato il motivo per arrivare puntuale. Oh, farne buon uso. Ma ci sono le chiavi. Questo è tutto keyless. Che cazzo dici? Cazzo, questo dici? Siamo nel 3000. Abbiamo pure la fotocamera davanti. Non devi fare niente se non guidarlo e non ribaltarti. Ma sono scioccato. È senza targa, quindi per ora non lo puoi guidare. Dobbiamo fare l'immatricolazione e tutto. Però intanto questo è il regalo tuo. Ma no, mi viene da piangere, ancora mi viene da piangere per il mio portafoglio. È perfetto per te che sei bello mingherlino. Guarda come ti prende tutto a 360 gradi. Guarda che bello. Dai, vai, fatti il giretto qua senza farti vedere. No, non posso, perché non mi... E allora niente, non allora niente. Posso fare così, posso fare così. Signori, è arrivato il momento della consegna del regalo a Danny. Idiota. Oh oh oh, testa di cazzo. Caro Dennis, quest'anno mi sembra tu abbia fatto il monello, ma visto che... Dove l'hai presa la barba? Ti cazzi tu. Visto che a Natale siamo tutti più buoni, anche Babbo Natale, il regalo te lo feci comunque. Aprisse. Allora, questo è il pacco. Cioè, fa paura questa cosa. Cioè, sembra che ci sia una bomba che tu voglia monitorare tutto. Solo perché sono siciliano, adesso subito pregiudizi. No, non alludevo a quello. È che tutte queste telecamere, del tipo, apri il pacco ora. Dai che ti piace aprire i pacchi. Si vede già? No? Ah, c'è una busta. La estrapolo. La estrapola. Posso togliere lo scatolo? Lo scatolo se lo ficchi nel culo. Mi sto un po' emozionando. La sicurezza non è mai abbastanza. Aspetta che sta venendo tutto lo studio adesso. Sono Adesso metti che è una merda. Anche tu, nocciolino. Ma che roba è? C'è roba costosa? Stai zitto, va assaporato. un unboxing di livello. Porca miseria, non mi è mai capitata in vita una cosa del genere. Me li sono sempre dovuti fare io i regali. Tu c'eri, mi hai sempre regalato cose da poveri. Dai, scavicchia, pezzo di merda. Stai zitto. Sono un po' emozionato. Questa qui è una serie limitata. Ne esistono solo 1000 pezzi al mondo. Tu sei il 700 è rottesimo. No, tu... No, ma davvero? Lenti transition, quindi al sole diventano scuri da sole. Guarda lì che m***o. Bellissimo. No, dai, ma perché? Ma davvero? Triplo colore. Madonna, morire non ho parole. Mi sento un po' in colpa per tutto. Bene, ti stanno bene però. Sembri un imprenditore di successo. Almeno sembro, dai. Dai, no, sono un po' emozionato. No, non dovevo. Adesso dobbiamo comprargli una macchina, qualcosa. Anche una pizza da Gigi Pipa mi va bene. Giorgio, hai vinto qualcosa?
No, purtroppo no. Quindi, tutto è bene quel che finisce bene. Il buon Danny è contento. Continuiamo con i nostri regali. Zitto, tu sei l'aiutante, devi stare zitto. Buon Natale! Ma fatica, questa barba non è cosa fattibile. No, no, la devi tenere. Momento di regali per tutte e due, merda. Iniziamo da quello piccolino. Regalo di Natale. La brava non l'hai fatta, comunque te lo chiedo. Mi è scassata la minchia un anno. Ma perché questa cosa? Sei pazzi? Quando sono pazzo e che io sono Babbo Natale. Natale costoso. Vediamo un po' che c'è dentro. Un po' di suspense, un po' di entusiasmo. È finto. Cazzotto mi era venuto, solo che Babbo Natale non dai cazzotti, però ti arriva un cazzotto così. Ma sei folli? Veramente mi avete due regali? Beh, ma sei rincoglionito? Secondo te Gucci mi dà le cose così? Benissimo. È piaciuto? Dai! Ma adesso... Ma adesso scarta la carta! Vediamo un po' cosa c'è. Bellissimo, lo sfondo del mocio. Perché il mio è così grande questo regalo? Perché per una grande rompicoglione, un grande regalo. Per un grande amore, mille pene. Cosa mi chiedevi da una vita? Cosa mi hai chiesto da 77 anni? La grandissima macchina del caffè! Benissimo, l'entusiasmo è quello che voglio. Ah, ok, c'era dell'entusiasmo. Potrò fare il reel col caffè. Benissimo, potrò fare il reel col caffè. Perfetto, sei contenta? Siete contente? Questo è un regalo anche per tutti, direi. Allora, questa era la nostra vecchia caffettiera che andrà a lei. Questa è la nuova macchinetta del caffè. Adesso tutte le due robe non ve la faccio vedere. Fa 2000 cose. Latte, latte macchiato, latte sbattuto al muro. Latte in polvere. Latte in polvere. Posso dire? Molto bella. E ovviamente c'ha il grinder qua sopra. Non per l'erba. Cioè potete metterla, ma non so me. Ma per i chicchi di caffè. Sì. Approfittiamo della fine di un altro video. Mentre Giampi è lì che sta facendo delle altre cose. Per consigliare il regalo a Giampi. Cioè andiamo di male in peggio quando si può. Cioè, sembra un cucchio. Oh, oh, oh! Che coglione che sei! Buon Natale, caro Giampi! Quest'anno so che hai fatto il bravo! Che schifo! E per questo mi spute! Ti ho portato il tuo regalo! Verne! Apri, apri, Giampi! Qua c'è lo zampino di Manfredi sicuro. Vediamo un po'. Per Giampi e Calamurri, 2K, state emissione 6-12. E mica oggi! E che faccio? Un viaggio! È un buono viaggio, così vai dove c***o vuoi, però 2K di viaggio. E minchia, questo è un yops! Grazie, magari! Grazie! Ma buonata le minchia! Non mi tocca il cazzo! Scusa, pensavo fosse il mio... Tutto è bene quel che finisce bene.